Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video super speciale perché ricchissimo di collaborazioni alle quali tengo molto. Infatti questo video è in collaborazione con Gaia Masera dell'omonimo canale. Gaia è una ragazza che sto conoscendo in questo periodo e che mi piace molto, sia artisticamente che umanamente. È davvero molto molto bella, simpatica e umile, nonché bravissima con il make-up. Vi consiglio, se non la conoscete, di andare a visitare il suo canale e di iscrivervi, perché non ve ne pentirete. Sono davvero molto contenta del successo che il suo canale sta avendo e della crescita esponenziale che appunto tutti i suoi social stanno avendo, e sono davvero davvero contenta che lei abbia accettato di collaborare con me. La mia idea è quella di realizzare un make-up ispirato al mood degli anni 20, ma attualizzato e reso un po' aggressivo, un po' metropolitano. Ho voluto conservare l'idea di donna forte, di donna indipendente che non ha paura di uscire dagli schemi, ma ho voluto, diciamo, rendere meno carnevalesco il look e aggiungere degli elementi contemporanei. Il video è stato sponsorizzato da Nouvelle Vogue, che è un concept store veramente pazzesco. Tantissimi articoli veramente stupendi che spaziano da l'home decor agli accessori, scarpe, borse e vestiti da sera. Potrete trovare sul loro sito nouvellevogue.it tantissimi brand, tantissime collezioni, cose anche molto chic, molto difficili anche da reperire. E veramente vi consiglio di andare a dare un'occhiata perché vi rifarete veramente gli occhi. Voglio ringraziarli veramente dal profondo del cuore per avermi permesso oggi di poter indossare queste cose bellissime, questa camicia meravigliosa di Valentino, Red Valentino, questi orecchini meravigliosi di Ottaviani che ho potuto scegliere nel loro splendido atelier fisico che si trova nella mia città, e veramente sono molto molto grata per questa opportunità. Adesso io vi lascio al tutorial e ci vediamo a fine video. Utilizzo una tinta labbra color grigio piombo come base per l'ombretto. L'applico direttamente dall'applicatore sulla mia palpebra mobile e poi la sfumo con un pennello abbastanza preciso su tutta l'area, tirandola leggermente verso la piega dell'occhio. Non dimentico di sfumarla anche leggermente nella rima inferiore. Con questo ombretto grigio dal sottotono caldo di Makeup Geek vado a tamponare la tinta che ho appena applicato utilizzando lo stesso pennello piatto che per l'appunto ho utilizzato per la base. Sfumo poi per bene con un pennello da sfumatura non troppo ampio. Utilizzo poi Lazy di Mulac, che è questo ombretto estremamente shimmer metallizzato dal sottotono leggermente violaceo grigiastro, è un colore molto particolare, e lo utilizzo per illuminare l'angolo interno dell'occhio e parzialmente la palpebra mobile verso sempre l'interno. Con questo ombretto dal finish ultra riflettente di Nabla vado ad enfatizzare ulteriormente lo shimmer dell'ombretto di Mulac e appunto sovrappongo questo ombretto glitterato di Nabla a quello di Mulac utilizzando anche le dita per andarlo a spargere per bene e dare questo effetto proprio ultra shimmer. Con questo ombretto panna opaco di Mulac, che è On, vado a sfumare per bene i contorni dell'ombretto e ad illuminare l'osso del sopracciglio. Applico poi questo nuovissimo eyeliner di Neve Cosmetics dal sottotono prugna, oserei dire. È un marrone caldo bruciato dal sottotono appunto prugna, e vado a delineare la mia rima superiore facendo una piccolissima codina che andrò poi successivamente a sfumare con un pennello a penna piuttosto preciso ed il grigio matte utilizzato in precedenza. Infatti voglio conferire all'occhio un aspetto definito ma
sempre molto sfumato e non troppo grafico. Con questa bellissima matita prugna metallizzata di Urban Decay vado a delineare la mia rima ciliare interna superiore e quella inferiore esterna la vado a delineare invece sempre con l'eyeliner di Neve Cosmetics, che sfumerò successivamente sempre con il pennello di precisione a penna. L'effetto che voglio ottenere con questo look è un qualcosa di sexy e sofisticato, ma comunque un po' casuale, non troppo studiato, non troppo lavorato. Per enfatizzare ulteriormente l'effetto smoky, vado a sfumare per bene con un pennello da sfumatura non troppo grande. Applico la matita prugna anche all'interno della rima inferiore. Piego poi le mie ciglia con un piegaciglia e vado ad applicare abbondantissimo mascara allungante sulle ciglia superiori, ma soprattutto su quelle inferiori. Infatti, negli anni 20 era di gran moda applicare il mascara anche sulle ciglia inferiori per avere quell'effetto un po' triste, un po' malinconico che tutti ben conosciamo. Ho indossato adesso la camicetta per evitare di sporcarla poi con il rossetto e vado a finire il mio viso utilizzando Climax di Mulac sulla parte centrale delle gote. E infine il rossetto, che è il punto focale del trucco. Vado a preparare le mie labbra disegnando un Cupid's bow piuttosto appuntito e marcato, utilizzando questa matita di NYX, che è veramente molto simile alla colorazione del rossetto che vado ad utilizzare. Delineo anche il labbro inferiore mantenendo sempre una forma piuttosto severa, piuttosto grafica in questo caso. Riempio per bene poi l'area delle labbra con la stessa matita. Su di essa vado ad applicare questo rossetto di Mulac della nuova collezione Dreams on Fire. Il colore è per l'appunto Fire ed è un rosso sangue scuro, veramente sexy, vampy, che si sposa secondo me benissimo davvero con questo flapper look. È molto importante che le labbra siano ben definite e super super sharp, quindi prendetevi il vostro tempo per sistemarle con un pennello di precisione ed eventualmente altra matita. Ecco qui ragazzi, il make-up è finito, spero davvero che vi piaccia e spero anche che lo sfoggerete per San Valentino. Se così sarà, fatemelo sapere sui social. Io ringrazio ancora di cuore Nouvelle Vogue per avermi dato questa opportunità. Non dimenticate di visitare il loro sito e i loro social, di cui vi lascio tutti i riferimenti giù nell'info box e soprattutto non dimenticate di andare a vedere la versione anni 20 del look di Gaia Masera. Ricordatevi di supportarla tanto, di darle un bel pollice in su e di iscrivervi al suo canale. Io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!